Il Foligno gioca con la casacca bianca, tutto pronto nella prima di campionato di Serie D. Nel rinnovato stadio Blassone, il Foligno incrocia i laziali del Monte Spaccato. Mister Monaco schiera un 4-2-3-1 provato in settimana, risponde i laziali con il 4-3-3. Dirige la gara Gianluca Martino di Firenze, pronti via, il primo giro palla lo dà il Monte Spaccato. Al 16° episodio dubbio in aria, il falchetto Belli va giù in aria, reclamo il rigore, il direttore di gara fa proseguire. Gara che non decolla, si mantiene su ritmi bassi, squadre bloccate, servirebbe una giocata per cambiare l'inerzia del match. Al 30° Canaricchio ci prova dal limite, sfera che termina di poco fuori. Al 32° Valentini entra in aria, crea la superiorità numerica, invece di tirare in porta appoggia per Lamine, ma viene anticipato, occasione che sfuma. Sembra crederci il Foligno nel finale del primo tempo, che spinge con più intensità. Si arriva al 45°, il direttore di gara manda tutti nei spogliatoi sul punteggio di 0-0. Al primo minuto della ripresa, Calì entra in aria, spreca tutto tirando alto. Al 7° Belli in aria appoggia per Lamine, il suo sinistro sorvola la traversa. Al 12° bel lavoro di Belli, si libera bene, cerca l'angolo lontano, Tassi è bravo a mettere in angolo. Gara che perde di intensità, squadre che sembrano accontentarsi del pari. Ci sono da giocare ancora 6 minuti di recupero. Al terzo di recupero Bevilacqua impegna in angolo Tassi. Capovolgimento di fronte, Monte Spaccato trova il vantaggio. Variale entra in aria e fulmina Marolo per il vantaggio dei laziali. Termina qui la gara sul risultato di Foligno 0, Monte Spaccato 1. Nel finale trova la vittoria il Monte Spaccato. Prendere gol al 90° con 4 di noi contro una 93°. 4 di noi contro un avversario da solo si fa fatica a digerire. Devo dire che il primo tempo eravamo un pochino molto tesi, non siamo riusciti a fare quello che di solito si prova in allenamento, anche per merito degli avversari, però nella seconda frazione abbiamo avuto più opportunità anche per sbloccarla. Abbiamo avuto secondo me 2-3 occasioni abbastanza limpide. In particolare nel finale? Sì, nel finale, sì. Ma già nel secondo tempo loro hanno fatto solamente un paio di contropiedi. Secondo me è stata una bella partita poi in realtà. Noi penso abbiamo fatto un ottimo primo tempo in cui forse siamo stati poco concreti e forse potevamo sfruttare meglio qualche occasione, non tanto nella finalizzazione, proprio nell'ultimo passaggio, quindi magari non abbiamo concretizzato forse il gioco che avevamo prodotto. Poi nel secondo tempo siamo partiti molto bene, abbiamo avuto delle occasioni che potevano essere anche trasformate in gol, però poi alla fine la partita tutto sommato stava finendo con un pari, probabilmente anche alla luce delle ultime occasioni che ha avuto il Foligno era anche giusto.